15 piccole spade, questo è il suo quarto libro, di che cosa tratta? È una raccolta di 15 short stories, 15 racconti dal finale amaro che mettono in luce le miserie dell'animo umano. Diciamo che in un'epoca di buonismo imperante e anche esagerato e stucchevole ho voluto un po' stimolare una riflessione su quelli che sono i tratti più oscuri dell'essere umano. E quali sono questi tratti più oscuri? Beh, se vogliamo trovare un filo conduttore tra tutte le storie, io lo individuo nel tradimento, tradimento inteso in senso assoluto, verso l'amore, verso l'amicizia, verso un ideale. E poi gli aspetti negativi sono tanti, anche dal punto di vista sociale, molto attuali, come il bullismo, come il rampantismo e altri che non svegliamo. Lei sta dicendo in realtà che nella nostra società sono crollati i valori, quindi la persona è molto più propensa ad essere succube di se stessa o di quello che può essere il condizionamento esteriore? Assolutamente sì, ritengo che siamo nell'epoca in cui vi è l'assoluto dominio dell'individualismo. L'individualismo macina tutto quello che in qualche modo ha un risvolto sociale, solidaristico e quindi in pieno nichilismo, di questo ne sono assolutamente certo. Non è un libro pessimista, è un libro realista secondo me. Un libro che ci permette di riflettere, insomma, anche per capire chi siamo noi. Sì, vuole stimolare una riflessione perché ritengo che in quest'epoca di progresso esasperato, dove i tempi sono estremamente ridotti per far qualsiasi cosa, anche il tempo per riflettere su ciò che ci accade lo riduciamo veramente a qualcosa di residuale e dovrebbe essere un po' il contrario. Perché questo titolo, 15 piccole spade? Beh, i racconti sono 15, piccole spade perché sono delle storie che feriscono senza uccidere, lasciano in qualche modo, entrano come una lama e lasciano il segno perché poi la cicatrice in qualche modo si deve vedere, anche a distanza di tempo. Quindi queste cicatrici sono poi il segnale di un cambiamento? Mi auguro di sì, i primi riscontri da parte dei lettori sono stati positivi in questo senso e nelle varie presentazioni che stiamo facendo gli spunti di riflessione sono sempre nuovi, anche inaspettati direi rispetto a quelli che io avevo in mente.